La solidarietà viaggia più veloce in tempi di crisi ed è così che in quest'epoca funestata dal Covid-19 sono tante le persone che con un piccolo gesto stanno aiutando i propri concittadini o contribuendo a rinforzare le attrezzature degli ospedali locali. A Sassano, ad esempio, la società Miltech, con la collaborazione di Rea Confezioni, ha realizzato mascherine di protezione P2 per il Corpo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e per gli operatori sanitari dell'ospedale Luigi Curto di Polla. L'imprenditore di Sala Consilina Emilio Sabatella invece ha donato in omaggio al comune, anziché venderle, 400 mascherine che aveva ricevuto in regalo. Il noto pasticcere Pietro Macellaro di Piaggine ha donato 200 colombe pasquali ai malati Covid del Cotugno e del Monaldi di Napoli. Invece sono state le singole donazioni della gente comune e delle istituzioni attivate dall'iniziativa avviata da Cono Morello a consentire di raggiungere più di 123.000 euro, una cifra destinata a Luigi Curto di Polla e che ha già permesso di consegnare un ventilatore polmonare e 1.152 flaconi di igienizzante e di ordinare 6 monitor multiparametrici, un ventilatore presso volumetrico e altri 1.000 flaconi per le mani. Nonostante la difficoltà di reperire materiale in questo periodo, con i soldi raccolti si sta cercando di svincolare merce bloccata a Fiumicino, che è composta da oltre 15.000 pezzi tra tute, maschere di vario tipo, camici impermeabili, guanti e calzari. Il sindaco di Montesano invece ha pensato di dare una mano agli alunni del suo comune con l'iniziativa Io Studio a Casa. Su specifiche richieste si consegneranno presso le abitazioni stampe dei compiti assegnati a scuola per chi non ha la stampante, materiale di cancelleria e si fornirà un servizio di consulenza per accedere alle agevolazioni di questo periodo, come promozioni per la telefonia, ebook, spazio cloud. E infine c'è chi, come il comune di Padula o quello di Valle dell'Angelo, ha invece deciso di donare un sorriso ai più piccoli che stanno vivendo questo periodo al chiuso delle case lontano dai loro coetanei. Per la Pasqua doneranno loro un uovo di cioccolato. I bambini rappresentano la speranza, ha detto il sindaco Paolo Imparato. L'augurio è che ogni piccolo sorriso possa rappresentare la nostra speranza e la nostra forza nel continuare a resistere.